A viso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A viso scoperto, l'informazione senza veli. Ecco, oggi faremo una puntata per così dire frizzante, insomma scoppiettante. Io sono da solo, ma vi terrò compagnia con numerosi contributi video e anche insomma di immagini che andremo a vedere insieme in questa puntata nella quale toccheremo diversi argomenti, tutti ovviamente di attualità. E allora incominciamo, ho voluto dare questo titolo, no? Qui si tace, qui in Italia si tace, mentre all'estero si lotta. E a questo proposito non possiamo non ricordare Mario Monti, no? e la Fornero, che fecero questa riforma lacrime e sangue delle pensioni italiane. E allora ascoltiamo un attimo le parole di Mario Monti, per favore regia la prossima slide. Che in quel gelido dicembre 2011, quando abbiamo dovuto presentare per decreto legge quella riforma delle pensioni, l'assicuro, una cosa non gradevole né per il ministro Fornero né per me, l'abbiamo presentata più che discussa con i leader delle federazioni sindacali, che poi non hanno colto quello per fare una specie di rivolta sociale. Ci sono state qualche settimana dopo 2 ore simboliche di sciopero, ma non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di vista politico. Capito, insomma c'erano pure loro. Professor Monti, le faccio vedere i giovani, ne parlava prima Filomena Leoni, il voucher e i contributi. La slide, grazie regia, grazie, ringrazio Federico Cappé in regia. E allora, questo è grave, no? Cosa dice Monti? Dice: abbiamo presentato questa riforma delle pensioni ai sindacati, presentato più che discusso. Significa che dalle parole di Monti sembrerebbe che i sindacati abbiano accettato questa riforma senza battere ciglio, e prova ne è che, come dice lo stesso Monti, non c'è stata praticamente nessuna reazione, uno sciopero blando, no, del tutto così formale, giusto per far vedere insomma un po' protestiamo. Però ecco, lui dice chiaramente: in nessun paese sarebbe potuta passare una riforma di questo tipo, lacrime e sangue, senza una rivolta da parte della popolazione, una violenta protesta da parte della popolazione. Ecco, però noi sappiamo, qui in Italia, come ha descritto benissimo Monti, non c'è stata nessun tipo di reazione. Mentre invece in Francia, in questi giorni, in questo ultimo mese, hanno fatto la riforma delle pensioni e le cose non sono andate esattamente come in Italia. Allora vediamo qualche contributo che arriva dalla Francia. Per favore regia, la prossima slide. Ecco, avete visto persone pacifiche ma molto determinate. E dove sono? Sono al 9° municipio di Parigi, e anche le immagini che vediamo adesso sono sempre riferite a questa invasione, diciamo, del municipio. Prego regia. Ecco, vediamo ancora l'ultimo contributo sempre di questa invasione. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la trouver.
avete visto, insomma, le persone molto determinate. Ovviamente queste sono immagini pacifiche, ma ci sono state anche diverse violenze, sia dalla parte dei manifestanti che dalla parte, purtroppo, della polizia. Spesso, come ormai siamo abituati, soprattutto dagli anni pandemici, spesso la violenza della polizia è esercitata contro persone indifese e inermi. E questo è veramente una cosa che non dovrebbe mai succedere. E allora vediamo un po' il prossimo filmato e diciamo che è un pochino più cruento. Grazie. Ecco, avete visto? Questa è una violenza del tutto gratuita. Questo mi sembra sia un ragazzo o una ragazza. Comunque viene preso, non stava facendo niente, preso di forza, buttato per terra. E questa è la polizia che dovrebbe tutelare i cittadini e che invece purtroppo ultimamente tutela dei poteri che sono sovranazionali spesso e volentieri, anche se sono espressi poi dai governi nazionali. Vediamo la prossima slide, sempre della Francia. Questo quindi un grande numero di persone che si riunisce, poi noi abbiamo parlato di Parigi, ma queste manifestazioni hanno coinvolto tutta la Francia, addirittura in alcuni municipi, uno in particolare è stata data fuoco proprio alla porta d'ingresso del municipio. E poi è successo un fatto che è molto eclatante, perché ha un alto valore simbolico: i manifestanti hanno invaso il palazzo della Black Rock di Parigi. Ma cos'è la Black Rock? Beh, è uno di quei tre enormi, grandissimi e potentissimi fondi di investimento che sono Black Rock, Vanguard e State Streets. Sono questi tre grandi fondi di investimento americani che sostanzialmente detengono circa, forse anche più, del 50% del denaro che abbiamo su tutta la terra. E allora vediamo l'invasione del palazzo della Black Rock. Grazie regia. Avete visto? Insomma, i francesi si stanno facendo sentire. Allora vediamo l'ultimo contributo filmato, regia, grazie. Direi che insomma, se torniamo un attimo indietro all'inizio della puntata e ascoltiamo le parole di Monti e le confrontiamo con queste immagini, beh, qualche domanda dovremmo farcela, no? Che differenza c'è tra gli italiani e i francesi? Perché gli italiani accettano tutto così in silenzio, senza protestare, senza cercare di far valere quelli che sono i loro sacrosanti diritti? Perché invece il popolo francese scende in piazza e difende con le unghie e con i denti i propri diritti? Eppure i francesi hanno uno stipendio superiore ai nostri, quindi al nostro, quindi a quello che prendiamo in Italia, e quindi probabilmente anche le pensioni sono superiori alle nostre. Ecco, riflettiamo, perché insomma è proprio così, all'estero lottano per difendere i propri diritti, mentre qui in Italia si accetta tutto in silenzio. E come è successo ultimamente, l'abbiamo visto, no? Con le restrizioni pandemiche, con il Green Pass. Qualcheduno ha protestato, ma la maggior parte delle persone hanno accettato supinamente questo provvedimento irragionevole e gravissimo
che ha limitato fortemente le libertà delle persone, anzi qualcuno ne è stato anche, lo ha accolto anche con piacere, no? Così ha potuto sfogare il suo odio, la sua violenza verbale contro una categoria inventata, che è appunto questa fantomatica categoria dei Novax, che sarebbero nella testa di chi vuole definirli così persone complottiste che rifiutano i vaccini, mentre invece questo non è assolutamente vero, sono persone che usano il cervello, che si documentano e che hanno deciso di non fare da cavie, non essere i topi dell'esperimento da laboratorio, insomma sostanzialmente questa è la realtà delle cose. Allora, vediamo, cambiamo argomento e adesso cominciamo a parlare un po' di un discorso che è veramente molto importante, perché ci apre un po' gli occhi sul fatto della situazione europea e anche della nostra situazione italiana. Perché succedono certe cose? Perché siamo disseminati di basi statunitensi e di bombe atomiche americane in Europa? La prossima.